E poi il sabato e la domenica li dedico in parte alla mia famiglia, perché qui ci sacrifichiamo tutti, Certo. e sia per prepararmi comunque, perché io studio moltissimo, perché faccio parte, uno dei pochi, che faccio parte di due commissioni permanenti. La stragrande maggioranza dei miei colleghi, non del Movimento 5, tutti, hanno una sola commissione, mentre fa eccezione chi fa parte anche della 14ª commissione, che è quella delle politiche dell'Unione Europea. Quindi ho un lavoro doppio, faccio parte anche di delegazione internazionale, delegazione INCE, e sono delegazione per il Consiglio d'Europa. Quindi io mi sono preso a carico, su richiesta del gruppo, tante attività che cerco di fare al mio meglio. Chiaramente la presenza fisica è più difficile qui. Viene Ho una persona, sacrificato un po'. ho una, assunto due collaboratori, una persona che è a Roma e mi fa sia da segretario che da segretaria, che ha altre mansioni, diciamo, di drafting legislativo, e una persona invece sul territorio a Pavia, che appunto è la persona che tutti sanno delegata a recepire quando ci sono istanze al territorio. Comunque, detto questo, io non mi sono assolutamente risparmiato per il territorio. Ho fatto un ordine del giorno a favore della Certosa di Pavia, accolto dal governo con fatica. Ho incontrato più volte la sottosegretaria Borletti Buitoni per perorare la causa della Certosa. Mi sono occupato del caso della Merck, sono andato due volte al tavolo negoziale, perché i parlamentari hanno questa possibilità, il tavolo negoziale Merck al Ministero dello Sviluppo Economico. Sono andato in visita al carcere di Voghera un lunedì mattina, quando appunto riuscivo a conciliare, quindi mi sono speso moltissimo per il territorio, Però e quindi alla fine loro, però, chi mi ha criticato soprattutto, forse proviene soprattutto credo da Voghera, e dove invece da loro invece non ho avuto nessun feedback. Cioè, io, è vero che io mi devo spendere, però non è che posso telefonare a casa la gente raccontando i vostri problemi. Lo potrei anche fare, evidentemente, ma noi non siamo i politici che promettono cose, ma che ricevono dagli altri. Quindi, con questa è la modalità che ho trovato, che ero sempre pronto a discutere. Ho anche, questo poi è esteso non solo alla provincia di Pavia, perché sono stato eletto in Lombardia, tanto che è venuto anche, io ho ospitato anche a casa mia a Roma, diciamo, ho affittato un piccolo appartamento, e c'è un attivista di Milano che è stato ospite mio. Io ho anche esteso a tutti, chi se la Quindi sentiva, che aveva qualche 2 giorni da spendere a diciamo Roma, che lei si veniva è. anche ospite a casa mia. Quindi, Lei dice: io mi divido tra l'attività parlamentare che faccio cercando di non mancare mai nessun appuntamento no. istituzionale, faccio parte di due commissioni, ho missioni all'estero perché rappresento l'Italia in sede europea. Cerco comunque di dividermi nel poco tempo che trascorro in provincia di Pavia tra legittimamente la sua famiglia e il territorio. Invece loro in questa assemblea del 7 febbraio, le date sono importanti, le dicono: no, Aureliana, tu stai tradendo Sì, la. poi in effetti non era questo il vero motivo della loro crisi, Perché ma è loro per il le fatto dicono che che, cosa? appunto, che ho fatto queste esternazioni verso la stampa di alcune situazioni interne al movimento che non sono state di mio gradimento, e ho espresso, diciamo, esercitando il diritto di espressione, di libertà di pensiero e di parola, che abbiamo Certo, siamo garantito alla Costituzione. in Quindi, democrazia e si può fare. Perché diciamo la verità, lei non è la prima volta che se non si trova d'accordo con il movimento, con certe modalità nei toni, eccetera, lei lo fa presente. certo, internamente prima di tutto, ovviamente sanno bene come la penso i miei colleghi parlamentari, no? E ne parliamo quando ci sono le assemblee, però certo non è che posso imporre all'ordine del giorno dell'assemblea sempre, quindi insomma un po' ne parlo, se ne parla anche in maniera alla buette, per dire, anche ai colleghi, qualche situazione, e poi anche, perché no, anche tramite gli organi di stampa Che la chiamano per che chiedere un chiamano, che parere, lei chiaramente se esatto. ritiene, non, legittimamente non si sottrae. Ecco, ci sono 2 settimane tra quell'assemblea del 7 febbraio, 2 settimane in cui evidentemente hanno preso del tempo per trascrivere l'esito di quella riunione, di questo malcontento, però a me sembra un po' strano pensare che sia una coincidenza che arrivi proprio oggi, anche perché dicevamo. Quando il comunicato è stato reso pubblico, Grillo lo ha rilanciato a livello nazionale dicendo: questa è una sfiducia che arriva dal territorio, quasi una sorta di, uso un'espressione forte, una fatua, cioè una sorta di. Sì, è stata un'espressione un po' forte, È un po' forte, sì, no? io guardi, io sinceramente il blog perillo.it non credo che venga scritto, ovviamente, viene talmente così frequentemente aggiornato, giustamente con argomenti forti e importanti, che vedo difficile che questi aggiornamenti vengano fatti in persona da Beppe Grillo, che io conosco personalmente. Quindi c'è uno staff che lo fa, e quindi io credo che sfugga in qualche caso. Io, per esempio, questo discorso che dicevo prima della persona di Genova che mi ha criticato per espresso delle perplessità, è verso mezzanotte successo, probabilmente quell'ora, non so, c'è qualcuno di turno che lancia
piuttosto che può essere anche pian piano programmato con sistemi software eccetera dedicati, però so, posso solo immaginare, non sapendo chi ci scrive, posso solo ipotizzare che qualcosa sfuga, quindi non so bene tutte queste dinamiche di questo attacco. Certo è una combinazione, si crede al caso oppure si crede che ci sia concordato, però queste due azioni è una combinazione, ma in realtà so, lei è nella bufera perché ha criticato Grillo per come ha gestito le consultazioni, guarda caso allo stesso momento casualmente viene fuori momento, questo documento vecchio di due settimane o comunque per fatti che risalgono e decisioni che risalgono a due settimane prima, e comunque è prendendo spunto da quel documento che adesso tra pochi giorni ci sarà un'assemblea nella quale verrà messa ai voti la sua permanenza. È un caso. Diciamo che è un caso come queste cose succedono. Senta una cosa, io ho chiesto a lei di essere presente questa sera perché, lo dico senza problemi, io stimo molto l'impegno che lei mette nella politica, poi si può essere d'accordo o non d'accordo sulle idee, ma credo che le debba essere riconosciuto l'impegno, la serietà, la dedizione con cui lei fa politica. E devo dirle che da giornalista a volte mi chiedo anche se non ci sia da parte di chi fa informazione in Italia una certa prevenzione nel modo in cui viene trattata la politica fatta dal Movimento 5 Stelle. Quindi io per primo dico che qualche dubbio ci può essere legittimamente, però per esempio una delle accuse che viene mossa al vostro movimento è quella che ci sia poca democrazia interna, che il sito addirittura a volte possa essere usato quasi come una sorta di manganello, no? Per punire anche chi non rispetta gli ordini di scuderia. Queste sono accuse che la stampa rivolge spesso, dando voce a Tizio e Caio, al vostro movimento, però oggi, visto quello che è successo a lei direttamente, per come io la conosco, per la serietà, per la pacatezza con cui lei è abituato a esprimere anche il suo dissenso, mi chiedo, ma forse allora è davvero così? Lei che dice? Sì, questa opinione, che è la sua legittima, diciamo, purtroppo in questo caso sembra avere, diciamo, armi proprio in questo senso. Questo mi dispiace perché io non l'avevo mai interpretato così, ho sempre letto con attenzione, con piacere, perché molto più spesso il blog si occupa di temi nazionali, anche con interviste, con interventi a livello internazionale. È tramite il blog che si è partiti a raccogliere in una serie di interventi del professor Giannulli, si sta costruendo una legge elettorale utilizzando gli interventi degli iscritti al movimento, e comunque si potrebbe estendere a tutti i cittadini. Quindi questo secondo me è il ruolo importante del blog. Effettivamente però certe uscite, adesso magari a me forse mi conviene che questa domanda la rispondo fra una settimana, magari quando è tutto finito, tutto in un finito. Modo o in un altro. Diciamo, però lei dice la democrazia c'è. Beh, diciamo, c'è molto assemblearismo, sia a livello locale, molto, e quindi si prendono tutte le decisioni, si discutono, gli amici di Pavia stanno discutendo molto sul programma elettorale delle prossime elezioni a Pavia, cioè abbiamo un ottimo candidato sindaco Polizzi, tra l'altro invito tutti da domani pomeriggio a essere in piazza dove ci sarà un banchetto informativo nostro, quindi, e poi anche a livello di Parlamento, dove noi ci riuniamo sia a livello solo di senatori o solo di deputati, oppure qualche volta queste congiunte, che però spesso vengono indette per motivi che dispiacciono, come quella che potrebbe venire la settimana prossima nei miei confronti, e non so se nei confronti anche degli altri tre senatori. Degli altri tre esponenti. Quindi, però poi il blog effettivamente ha un ruolo da capire meglio effettivamente in questo nostro movimento. Ci aiuti a capire questa cosa, perché è un'impressione che dall'esterno si ha, poi se uno non è simpatizzante pecca anche nel non approfondire le questioni, quindi si parte magari anche da un fondo di ignoranza. C'è un po' l'impressione che però ci siano argomenti che si possono toccare, persone che è meglio non toccare, cioè c'è un rapporto dialettico oltre che orizzontale tra i membri del vostro movimento, anche con i vertici del movimento, cioè non è che a volte è sbagliato, è vietato criticare Grillo, l'altra figura che spesso viene dipinta come una delle anime, no? Più importanti, più influenti è Casaleggio. Il fondatore. Non è che forse Grillo, lei ha fatto l'errore di puntare il dito contro i leader? Ma questo, diciamo, in generale non è mai una cosa che nessun gruppo politico penso che sia attiri le simpatie dei vertici, diciamo, quindi vale anche un po' nel mio caso, però diciamo mediamente io spero che non penso che a questa domanda si potrà rispondere più compiutamente tra una settimana, perché io credo che
dipenderà molto dai miei colleghi, quanto loro, in effetti, soprattutto i colleghi parlamentari, quanto loro percepiranno queste nostre critiche su questo particolare, di queste nostre piccole perplessità su questo incontro, come siano considerate, non so, un reato di opinione, di lesa maestà, non credo che sia in questi termini la questione, però appunto lo verificherò in questa assemblea se sarà veramente questo punto all'ordine del giorno, perché io c'è chi mi dice che forse non è vero, forse magari sarà solamente una richiesta di chiarimento, e noi ribadiremo, io almeno personalmente ribadirò, magari lo rileggo per chi non l'ha avuto tempo, le poche parole che avevamo espresso di... Per capire, per sgombrare il campo dagli equivoci. Però non lo so, qualcuno invece mi insiste sul fatto che telefonicamente, io prima di venire qua ho sentito un po' di... Però per ora non c'è niente di certo, una mail di convocazione con l'ordine del giorno non esiste ancora. Senatore, parliamo del movimento e colgo l'occasione della sua presenza perché è importante anche forse per capire. Non correte il rischio, ve lo dicono in molti, non è una domanda che brilla per originalità la mia, non correte il rischio però di vanificare anche quell'afflato, quell'entusiasmo che in una buona fetta di elettori voi avete fatto, cioè d'accordo la protesta, però non si può stare all'opposizione a vita, cioè di fatto sin Bersani quando ha cercato corteggiandovi, qualcuno dice addirittura perdendo la sua dignità pur di avervi nella maggioranza, vi era data comunque la possibilità di portare le vostre idee dentro la stanza dei bottoni, poi è chiaro che non passano tutte, però la politica è mediazione, è dialogo, è confronto, non c'è il rischio che a forza di voler essere sempre per forza contro, voi alla fine vi riduciate a fare la forza politica che abbaia tanto ma poi concretamente non dà risposte ai cittadini? Ma diciamo che quando uno fa vera opposizione il rischio è questo e la realtà è questa, il punto è che noi siamo di contrasto pieno a chi sta governando e che ha portato l'Italia a questa crisi, o almeno ha contribuito fortemente a portare l'Italia a questa crisi, quindi come dicevo prima, come Grenzi ha perso credibilità pur avendo 38 anni, figuriamoci tutti quelli, noi abbiamo colleghi in Senato che sono 30 anni, n più enesima legislatura, quindi su persone in cui non ci si può affidare, noi non vorremmo questo governo, quello che partirà probabilmente lunedì, quindi alla fine questo è l'unico momento in cui uno può diciamo, oggettivamente incidere in Parlamento, non è purtroppo con le leggi, con i disegni di legge, perché non vengono mai discussi d'iniziativa parlamentare, vengono discussi solamente i decreti legge, noi siamo un Parlamento che solo fa ratifiche dei decreti legge, viene concessa una minima attività emendativa, ulteriormente ristretta dopo le parole di fine dicembre del Presidente della Repubblica, quindi abbiamo tanti ostacoli che ci consentono appunto di fare questa piccola attività emendativa che si concretizza soprattutto, quindi sperando che i nostri emendamenti migliorino sicuramente la situazione, e quindi in Commissione c'è ovviamente quel po' di dialogo. La Commissione ne abbiamo 14 in Parlamento, per chi non lo sa, a seconda dei temi, gli argomenti, io faccio parte di quella degli affari esteri e quella della politica Unione Europea, quindi questi sono dei disegni di legge, ci cerca di emendarli, cercare consenso, però perché si è riuniti in massimo 20, le più grandi sono 24 membri, quindi mediamente in quel caso si riesce più a dialogare, si è costretti anzi, no? Non ci sono i tempi, almeno in Senato non ci sono i tempi contingentati, quando quindi si può iniziare un dialogo e si spera. Tante volte quando i temi sono grossi la chiusura è totale, quando invece magari o per capacità o perché il tema si riesce a ottenere, quindi totale chiusura non c'è da parte nostra. Il dialogo, certo, chiaramente quando si va in aula oramai i decreti vengono già spesso anche blindati, le maggioranze sono compatte contro i nostri emendamenti. E l'offrirvi di entrare al governo, l'offrirvi di dire la vostra opinione non potrebbe essere un modo un domani per incidere di più secondo lei? E appunto, però se poi alla fine non ci troviamo d'accordo da nessun punto del programma, non ci troviamo d'accordo su chi sono i ministri, eccetera, evidentemente non ci sono le condizioni, cioè, quindi questo è normale. Credo, però adesso io non so, Renzi... C'è gente che ha fatto 40 anni di opposizione in Italia, è una storia repubblicana, no, quello noi sì, ne abbiamo fatto solo uno, quindi io poi vivo nel paese dell'utopia, però credo che la politica sia cercare di confrontarsi le idee, poi si deve arrivare a un punto di sintesi, perché altrimenti non si va avanti, cioè se il muro contro muro porta quello che negli ultimi 20 anni ha costretto alla paralisi l'Italia. Okay. Allora, fermo restando che ognuno ha le sue idee, il cercare comunque
senza accettare ricatti, senza accettare, ma non vi farebbe fare un salto avanti, il provare a dire ok, noi non stiamo sempre all'opposizione, d'accordo, siete duri e puri, questo credo che i vostri elettori vedono. Noi la fiducia non la diamo, però però cercare comunque di dire, questo è quello che capita appunto in commissione, si cerca di incidere. Questo riuscite a farlo? In alcuni casi è possibile, si riesce, non sempre, perché ci sono delle chiusure più forti o meno forti, ma comunque insomma si porta, si insiste. Io qualche risultato, qualche ordine al giorno, appunto quello sulla certosa di Pavia, il governo l'ha accettato, chiaramente è un impegno a fare qualcosa a favore della certosa nei modi e nei termini in cui troverà il governo, non certo, non è proprio un emendamento di legge che ha valore più forte, però insomma un bel risultato. Io adesso ho titolo per, diciamo, al governo rinfacciare, diciamo così, che cosa hai fatto, ti eri impegnato tale giorno a fare qualcosa, a prendere un provvedimento, chiaro, questo è chiaro, seguito sia a un'attività di contattare i colleghi segnalando che c'era questo, che era importante, facendo anche un'attività un po' informativa, andando a parlare col governo direttamente, anticipando al sottosegretario Borletti Buitoni che c'era questa urgenza di intervenire, lei comunque se n'era già abbastanza interessata, insomma, non è stata solo la mia attività, devo essere totalmente onesto, però insomma certo vedere il parlamentare che si interessa così tanto aiuta a portare avanti certe istanze, a portare anche qualche risultato, magari non così grande, ma insomma significativo sicuramente. Noi abbiamo un paio di minuti e poi la congedo, anche perché abbiamo una fascia pubblicitaria che incombe. Le faccio ancora due domande. Posto che chiaramente voi credete nelle vostre idee e non siete disponibili a fare sconti, quindi ok la mediazione, non c'è forse un problema allora di comunicazione, di linguaggio? Forse l'episodio dell'altro giorno. Questo mi trova abbastanza. È uno dei motivi della mia critica, sono queste forme di comunicazione. Non sono convinto. Ma perché bisogna per forza arrivare all'insulto? Io credo che abbiamo un gruppo di comunicazione che tra l'altro assorbe una buona quantità del nostro budget del gruppo parlamentare. Noi rinunciamo completamente ovviamente al finanziamento pubblico, ci autoriduciamo lo stipendio per fare un fondo a favore della piccola e media impresa, anzi per la microimprenditorialità in particolare. E poi comunque abbiamo i soldi minimi che ci vogliono, sono quelli per gestire il gruppo parlamentare, per avere, diciamo, delle persone dedicate negli uffici legislativi e una parte, il 37% circa lo dedichiamo per un gruppo di comunicazione che però è molto scelto da Grillo e Casaleggio, che è molto focalizzato sul web, su da dove veniamo e dove è giusto che siamo presenti in forze. E secondo me trascurando un po' la parte stampa, la carta stampata e anche le televisioni, con un cambiamento negli ultimi tempi rispetto alla parte, diciamo, all'inizio di legislatura, quando la chiusura era totale. Adesso avrete notato, ci sono gli interventi dei miei colleghi soprattutto che vanno qualche volta in televisione e anche fanno ottime figure, direi. Anche il linguaggio però, cioè il linguaggio sempre duro, lo scontro muscolare che si trova nelle dichiarazioni, lo stesso colloquio tra Renzi e Grillo, Renzi gli ha detto ma stai facendo uno show alla fine, cioè la politica di, io mi ricordo per esempio quando ancora il Movimento 5 Stelle non era esploso, che già i vostri attivisti chiamavano Silvio Berlusconi lo psiconano. Ora, può piacere o non piacere, ma rappresenta comunque un'istituzione italiana, poi ribadisco, può piacere o non piacere, cioè non si rischia con questo tono anche aggressivo di ulteriormente mettersi in cattiva luce, poi magari no, i sondaggi vi danno forza, però a quel punto finite per essere isolati anche per la virulenza delle parole che usate. Sì, no, bisogna essere secondo me netti e fermi in certe posizioni, il linguaggio a me per esempio non confà, io non riesco a essere così virulento, e io sono fatto così, e non credo che, non sono un politico di professione, né lo diventerò mai, quindi credo che, e neanche gli altri lo sono tutte persone nuove della politica, e quindi è proprio un modo di esprimere il proprio essere, la propria rabbia, situazioni che non si accettano, magari. Credo che sia anche un po' di indole personale, ecco, queste cose qui, insomma, vedere anche sia dello stesso Beppe, no? Quindi sul web poi violenza verbale richiama violenza verbale. Le faccio un'ultimissima domanda, senatore. Tra pochi giorni si deciderà il suo destino, ma che cosa succede? Cioè, se loro dicono che lei non è più, lo metto tra virgolette, degno di far parte del Movimento 5 Stelle, lei cosa deve fare? Deve dimettersi, continua a fare il senatore, cosa succede?
Io non la sto considerando questa ipotesi, non fa parte della mia, delle mie, dei miei ragionamenti in questo momento. Io sono certo che non ho nulla da rimproverarmi, nulla di cui vergognarmi, quindi non penso innanzitutto che i miei colleghi lo vogliano la mia... E quando anche interpretano il loro voto più che altro come una lasciare alla libertà la rete di decidere al posto loro, che potrebbe anche essere, non credo che la rete degli iscritti voterebbe per la mia espulsione. Quindi... Tutti, sono Maurizio Benzi di Voghera, sono tra i fondatori di Internet Voghera 2007 e sono tra le persone che ha chiesto questo incontro. Ho chiesto questo incontro con l'obiettivo fondamentale di riuscire a parlare con lui, di fare in modo che le persone della provincia di Pavia possano farlo a un anno dalle elezioni di lui, cosa che appunto non è avvenuta, e questo mi spiace, di questo la colpa non è di lui, ma è di tutta la provincia, perché su questo trovo che tutti noi abbiamo fatto il nostro dovere, perché questi incontri in altre province li fanno più spesso, hanno fatti solo per le elezioni provinciali. In tutto questo trovo che mentre in alcuni casi è stato possibile avere un dialogo in passato, in altri è stato meno possibile. Io conosco Luis dal 2009 e ho sempre avuto grande fiducia nelle sue capacità come persona. Trovo che a un certo punto, a partire da fine di agosto, l'atteggiamento di Luis sia diventato un altro. Questo è una cosa che veramente mi ha creato grossi problemi interni, perché ho un cambio di fiducia nella persona e mi è spiaciuto veramente tanto. Quando l'altra sera ho dovuto sentire Alessandro Battista in televisione dover difendersi dalle parole della Mignardi, che citava Luis Orellana come esempio di persona che non era d'accordo con quello che mi ha fatto il movimento, a me non è piaciuto. Non è piaciuto perché Luis è un portavoce non di Luis Orellana, ma della volontà dei cittadini lombardi, e aggiungo magari ancora un pochino di più di quei cittadini pavesi, dato che sapete che la circoscrizione Lombardia, ma ovviamente dalla provincia, in particolare un supporto, perché io sono una delle 186 persone che ha votato per lui alle parlamentarie, mi aspettavo un atteggiamento molto diverso. E un atteggiamento diverso in alcuni aspetti soprattutto, nel senso che io trovo che sia necessaria in alcuni casi la critica, ma trovo che non possa essere l'unica cosa la critica. E trovo soprattutto che se vogliamo che il movimento migliori, non possiamo pensare di fare la lotta interna. La lotta interna vuol dire che se lui Sorellano scrive una cosa su ciò che fa in Parlamento, su dove è andato, quello che ha fatto, neanche la provincia di provincia pavese riporta una riga di quello che scrive. Se lui Sorellano scrive una riga su Grillo, Casaleggio, Movimento 5 Stelle, uno ha fatto una cosa, l'altro ha fatto un'altra, tutti lo riportano. Orellana va in televisione al TG1, tutti i giornali lo riportano, ma ovviamente con un chiaro intento, quello di sminuire il Movimento 5 Stelle, di sminuire tutto il gruppo parlamentare, e trovo anche come poi fatto consecutivo che sminuisca anche il lavoro locale, perché noi a Voghera, anche a Pavia, immagino, soprattutto con le elezioni, si trovano a giustificare l'atteggiamento e alcune dichiarazioni che io trovo veramente inopportune. Gli esempi sono tanti, in questi giorni sono che rileggerli, perché veramente mi ha provato un profondo disagio interno sentire lui, una persona che per anni ho conosciuto e che non si è mai lamentato, non ha mai criticato né Grillo, né il movimento, né le scelte fatte. Da agosto, e ripeto, da agosto, perché prima non era così, ha incominciato questa continua critica costante. Gli ultimi giorni in particolare, adesso sembrati assurdi, dove praticamente una volta ogni due giorni lui c'era una tua critica su Facebook verso qualcuno, verso le scelte del reato di clandestinità, verso SOS, verso un altro. Io lo so che tu vuoi riportare la questione alla piattaforma che manca, eccetera, ma credo che sia evidente a tutti noi, è una cosa che è stata già detta, che la piattaforma, che questo discorso di democrazia diretta non può essere realizzato in un battivaleno. Ci vuole del tempo, ci vuole del tempo, perché le persone iscritte non sono ancora neanche abituate a partecipare. Noi sappiamo che da qua a 2-3 anni questo sistema funzionerà e sarà perfetto. Ci vuole tempo, tutti ci lavoreremo. Per questo dico, trovo inutile queste critiche sul fatto che venga il voto fino al 17, fino al 19. È evidente che alcune cose sono da migliorare, ma non vedo necessario fare queste critiche giornali. Un'ultima cosa. Io vengo qua oggi, faccio questo intervento in particolare, chiedoti una cosa, Luis, una promessa. La promessa che ti chiedo è che parlerai molto di più con noi e molto di meno con i giornalisti. Perciò se avrai delle dichiarazioni, delle domande, delle critiche, ti prego, falle prima a noi, ragiona con noi, parla con noi, con le persone di cui dovresti essere portavoce. E poi
fare a fare pure giornale, anche se sinceramente mi sembra che è già dato per i prossimi anni. Grazie.